«Finalmente», disse il capitano Zadaras, dominando con la voce il clamore confuso della fumosa bettola, «quella volta che organizzai e comandai in tempo di guerra la squadriglia della muerte». «La squadriglia della morte?» esclamai, sentendo crescere in me l'ammirazione per quel tipo di rude soldato che io però avevo visto soltanto in quel locale alle prese con bottiglie pagate da me, ma che, stando ai suoi racconti, aveva compiuto nella propria vita imprese strabilianti. «La squadriglia della muerte!» ripete lui. Si riempì il bicchiere mentre io seguivo con inquietudine il progressivo abbassarsi del livello nella bottiglia e spiegò, dopo aver tracannato d'un fiato, «una squadriglia d'uomini decisi a tutto pur di raggiungere l'obiettivo. D'uomini, insomma, votati alla morte. È evidente che di tali uomini non se ne trovano molti. Molti sono pronti ad affrontare il pericolo di morire, ma pochi la certezza. Cosicché la mia squadriglia era composta ad un limitato numero d'eroi, ed io ne fui il capo». Non potei reprimere un gesto d'ammirazione. «Quale capo, tali gregari?» mormorai. Zadaras ebbe un piccolo gesto di modestia, riempì di nuovo il bicchiere, tracannò. «Ora si presentava un problema. Se fossero morti i componenti la squadriglia della morte, come si sarebbe fatto? Ragion per cui, state attenti, raccomandavo ai miei uomini, evitate di esporvi ai pericoli, altrimenti qui si resta senza squadriglia della morte». La cosa era evidente. Una volta sacrificati tutti i componenti della squadriglia, dove trovare altri uomini decisi a tutto? E il ragionamento non faceva una grinza. Penai un poco a far penetrare questo concetto nelle menti dell'alto comando, ma alla fine ci riuscii. Quei generali, aderendo alle mie vedute, non tardarono a convincersi che una volta perduti tutti i componenti della squadriglia della muerte, sarebbe stato assai difficile trovarne altri, poiché i tipi decisi a tutto non si incontrano ad ogni passo, e che pertanto conveniva risparmiare i miei uomini. Beh, penetrato questo concetto nelle menti dei generalissimi, i miei uomini furono, come suol dirsi, tenuti nella bambagia. Tutte le cure furono per essi, tutte le precauzioni per salvaguardare le loro preziose esistenze. Quando si trattava di compiere un'impresa disperata per la quale fosse necessario un gruppo di valorosi votati al sacrificio supremo, l'alto comando mi interpellava. «Mandiamo la squadriglia della morte? Siete pazzi!» dicevo. «Così restiamo senza!» «È vero!» dicevano i generali. «Restare senza squadriglia della morte sarebbe una grave perdita per l'esercito!» «Lo credo bene!» «È così!» Dopo ponderati conciliaboli, quei generali concludevano «mandiamoci altri!». Certe volte il comando ci telefonava la mattina mentre eravamo ancora a letto. «C'è da compiere un'impresa in cui si lascia la pelle! Andate!» E noi, «bravi! E quando ci avremo lasciato la pelle, ci sapete dire chi compierà le imprese in cui si lascia la pelle?» «Ah, ah già è vero!» ci dicevano i generali. «Oh, allora non muovetevi, riguardatevi!» In conclusione fummo tenuti lontano da ogni pericolo, al riparo dai raffreddori, in riposo, al coperto. Precauzione necessaria, vista la difficoltà, ripeto, di sostituirci, e soltanto finita la guerra alla squadriglia della muerte fu permesso di uscire dai ricoveri ed esporsi alle intemperie. Il capitano Zadaras vuotò ancora una volta il proprio bicchiere e concluse, inseguendo con lo sguardo lontani fantasmi. «Ah sì, il più calmo, piacevole e riposato periodo della mia vita lo trascorsi in qualità di comandante della squadriglia della muerte. E lo ricordo con profonda nostalgia».